di Apollo, di come la Sione, tra il dipartimento delle bocche del Rodano e la città metropolitana di Napoli. La cérémonie pour la signature de l'accord entre le département des Bouches-du-Rhône et la ville métropolitaine de Naples commence. Prende la parola Gaetano Manfredi, sindaco della città metropolitana e del comune di Naples. Monsieur Manfredi, maire de la ville di Naples, fa la parola. Buon pomeriggio a tutti. Grande benvenuto a Martina Sato, perché la mia omologa, presidente della regione di Sicilia, del Ponte di Roma, leva una grande gratitudine a noi, l'amicizia della città e della regione. Saluto tutta la delegazione e chiedo ci. L'onore della sua presenza con tutti i colleghi che sono impegnati nel governo dell'area metropolitana delle Bocche del Rodano. Un saluto particolare alla console generale di Francia a Napoli, con cui condividiamo un percorso di grande amicizia e di grande collaborazione. Il rapporto tra la città di Napoli e la Francia che trova la sua origine da un legame che è un legame prima con durante il periodo della dominazione anduina a Napoli abbiamo grandi vestigi di questo periodo storico e poi anche durante il periodo della Repubblica Brattiana che anche essa contribuito in maniera significativa all'evoluzione, alla crescita della nostra città. Ma questo legame, che è un legame molto ricco, molto forte, che è un legame che noi abbiamo nella nostra lingua, nel dialetto napoletano, ci sono molte cose che ci nella nostra cucina, che anche nel cibo napoletano ci sono molte. Piatto che vengono dalla tradizione francese. Ma questo legame è un legame che è profondamente radicato nella cultura napoletana, nella letteratura, nell'arte, nella cultura della musica e che oggi rappresenta una forte relazione anche sentimentale tra i francesi e i napoletani. Io dico sempre che quando un napoletano è in Francia si sente a casa sua. Quando un francese viene a Napoli si sente in casa sua, perché vede, ascolta, odora dei luoghi che sono molto simili a quelli di Napoli, quindi veramente un legame profondo, un legame molto importante. Questo rapporto, che è un rapporto molto antico e molto solido, trova poi una particolare relazione con la città di Marsiglia e con l'area metropolitana di Marsiglia. Per diversi motivi, per un motivo storico anche questo, noi siamo stati fondati dai Greci, come Marsiglia è stata fondata dai Greci, sono stati Napoli e Marsiglia, sono due grandi porti sul Mediterraneo della rete greca. Quindi diciamo, prima che nascessero le entità politiche che noi conosciamo in qualsiasi forma, le relazioni commerciali tra Napoli e Marsiglia erano presenti. Parliamo di alcuni secoli prima di Cristo, quindi un legame di circa 2500 anni fa. Poi ci sono molte situazioni che sono significative legate alla struttura economica. Sono due aree metropolitane che sono entrambe cresciute intorno a una grande metropoli e quindi l'influenza delle relazioni commerciali mercantili sono estremamente. Sono due aree metropolitane nelle quali gli aspetti ambientali sono estremamente significativi, dove i temi della sfida della sostenibilità sono estremamente rilevanti, ma sono anche le aree metropolitane di grandi dimensioni. Napoli è la terza città di
anche dell'area metropolitana di Brasile, delle zone del Brasile. Quindi ci sono delle dimensioni che sono molto comparabili, con ovviamente tutte le opportunità, tutti i problemi e le realtà metropolitane, la necessità ovviamente di dare risposte sui servizi, sui vari, sulle grandi criticità e le grandi opportunità della società contemporanea. Quindi il governo di questi territori è un governo estremamente complesso e estremamente sfidante. Per questo motivo, come è stato un grande piacere per la amministrazione che io rappresento in libro in questo periodo, poter sostenere questo accordo con l'area del Ponte del Forno, proprio perché è un rapporto molto fruttuoso per quelli che sono le prospettive politiche dei nostri territori. E proprio nell'ambito di questo accordo sono stati identificati alcuni punti che rappresentano le punti prioritari per portare avanti delle politiche comuni, per poter avere uno scambio di buone pratiche rispetto alle politiche che vengono in campo nel nostro territorio, per presentarci anche nel rapporto europeo come partner potenziali dei progetti di nuovo. Ovviamente i temi sono i temi prioritari che ci vedono vicini, l'aspetto dello sviluppo economico è un aspetto molto importante, quindi le opportunità che ovviamente possiamo mettere in campo per lo sviluppo dei nostri territori. Il tema del turismo, abbiamo una città, così come l'area metropolitana, questo va ovviamente anche dalla metropolitana francese, dove c'è un grande turismo, questa è una grande opportunità, però è anche una necessità di mitigare l'impatto del turismo sulle nostre città, sulle nostre comunità, è necessario che questo turismo sia sostenibile, sia capace di potersi integrare. Poi c'è un tema fondamentale che è quello dell'accordo della potenzialità dei nostri giovani e del nostro lavoro. Siamo due aree dove c'è una grande presenza di giovani, dove c'è una grande presenza di talento giovanile e noi dobbiamo mettere in campo per creare opportunità per lo sviluppo, per garantire attrazione, scambio dal punto di vista delle relazioni sia culturali e economiche e fare in modo che ci possa essere utilizzare le leggi per creare opportunità per il nostro territorio. Quindi questo è veramente una sfida molto grande, io sono molto lieto che questo accordo venga firmato oggi e che rappresenta un punto di partenza rispetto a un sistema di relazioni tra le nostre comunità e debba che sia sempre più forte, radicato, sia sempre più efficace. Oggi noi abbiamo la grande sfida della nostra dimensione europea e i nostri governi sono legati da un grande approccio europeista, anche in relazione al Trattato del Quirinale che è stato firmato dal Presidente Mattarella e dal Presidente Macron, e poi il Presidente Macron ha un legame particolare speciale con altri, quindi non è questo, sono estremamente legato al Presidente. E quindi questa opportunità è un'opportunità veramente importante, sono molto lieto per nella sede istituzionale, nell'area di opportunità si finisce in questa cosa, che sarà sicuramente molto utile, che ci consentirà di rafforzare le grandi amicizie e opportunità. Grazie. Je vous remercie, le fondateur de la Réunion de Sénat, chez nous, comme lorsque nous
Allora, io la ringrazio dal fondo del cuore per averci accolto così bene a casa nostra, perché voglio che anche voi, quando verrete da noi, vi sentirete a casa vostra, vi sentirete a casa vostra. Nous sommes venus avec une belle délégation et avec l'ensemble de mes collègues élus, je vais me permettre rapidement de vous présenter. Donc, Julia, vous avez le département qui s'occupe de la culture, M. Bérin qui s'occupe de l'archéologie, M. Balkan qui lui s'occupe des relations internationales et des relations européennes à la métropole, Madame sa collègue, Madame Polissi, européenne, chez nous, qui s'occupe de la biodiversité et de la mer également. Et puis, avec nos amis, avec la Joëlle Sportier, qui est élue avec nous et qui est d'origine africaine, qui a même des ancêtres qui ont vécu pas très loin d'ici, et monsieur le maître de Arles, monsieur de Garbis. Sono venuta qua con una delegazione numerosa, presentarmi alla signora Giulia, che è vicepresidente con delega alla cultura, il signor Perrin, che è consigliere dipartimentale delegato alle persone di cavella età e della valorizzazione della paleontologia e dell'archeologia in Provenza, il signor Parchion, che è vicepresidente della città metropolitana, delegato ai fondi europei e rapporti europee e alle relazioni internazionali. La signora Rudy Sully, consigliera dipartimentale delegata agli affari europei, il signor Reo, che è vicepresidente della delega all'agenda 2030 di soluzioni basate sulla natura e grandi rischi e anche al mare, la signora Sportello, che è consigliere dipartimentale e ha origini napoletane. Grazie. E il signor Pinaris, si ce voyage a été également possible, c'est grâce à ce que nous avons chez nous deux chevilles écolières. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu. Oui, d'accord, très bien. D'une part, la chambre de commerce franco-italienne qui est ici avec son président, M. Nicolas Chagnon, et sa collaboratrice, ce que nous avons dit au canton des mers, qui sont. Des personnes pivot chez nous qui permettent cette bonne relation. Et puis également la mère Consul qui vient d'arriver à la période de cause et qui a été extrêmement proactive pour que nous puissions réussir ensemble cette mission. Allora, se siamo qui è anche grazie a due forti collaborazioni esterne. La Camera di Commercio per la Francia di Marsiglia con il signor Basciano e la signora Mignadio e soprattutto il console generale che è stato molto importante per la nostra visita. Allora, ieri è stata una giornata assez émouvante per noi, puisque nous étions à Pompéi e nous avons signé un accordo avec Pompéi, puisque dans le cadre de nos sites archéologiques qui sont nombreux sur le territoire. Nous avons un musée d'art antique qui a, comment dire également, énormément de vestiges romains que nous trouvons dans le Rhône chaque fois que nous creusons. Ieri è stata una giornata commovente, siamo andati da Pompei e abbiamo firmato un accordo con il Museo Archeologico di Pompei, perché sul nostro territorio, ci sono dei siti archeologici molto importanti. Noi rinveniamo soprattutto nelle acque del Rodano moltissimi reperti e questo ci ha permesso di creare un bellissimo museo di archeologia. Questo museo, che è un museo di arte mondiale, come sappiamo, è un conservatore ici, lavora in maniera molto concertata con il Canada, con il Canada, con il Canada. Et c'est un endroit où nous avons, c'est assez rare dans nos institutions, à la fois des chercheurs, mais également des restaurateurs, mais également des archéologues. Ce museo est un museo dipartimentale, la conservatrice.
curatrice del museo presente qui anche con la direttrice dell'INHAP, che è l'Istituto Nazionale di Archeologia Preventiva. In questo museo abbiamo dei ricercatori, ma abbiamo anche dei restauratori e degli archeologi che lavorano insieme. E un voyage en France n'est pas la même chose en Italie, pas en sous-versant, nous avons vu la presse qui nous ont également accompagnés pour pouvoir relayer aussi l'ensemble de nos efforts. Ah, il viaggio in Francia non può essere fatto senza degli amici giornalisti che ci hanno accompagnato per poi scrivere di questo bellissimo accordo e della visita. Donc, bien sûr, nous avions une soirée pour tisser tout de même au niveau du monde du tourisme et nous vous remercions de nous avoir envoyé pour vos signes et vos éminents musicaires qui ont nous permis aussi de rentrer en contact avec à la fois la communauté française qui est ici, mais également avec le monde du tourisme, parce que nous aussi, nous avons comme point d'ordre le développement du tourisme sur notre territoire. Le matin de una serata di promozione turistica nella quale abbiamo vissuto già numerosi legami. Grazie di aver mandato i nostri consiglieri che ci hanno aiutato a diciamo, sviluppare legami sia con i francesi presenti a Napoli, ma anche quelli che potrebbero essere interessati a visitare il nostro territorio, perché come noi abbiamo a cuore lo sviluppo del turismo. Comme vous l'avez dit, monsieur le maire, les points communs sont nombreux entre votre territoire et le nôtre. Et donc, il nous semblait tout à fait logique et de façon incontournable. Si nous souhaitions développer les relations avec l'Italie, comme vous l'avez dit, avec l'Italie, de nous initier à Naples et de nouer l'ensemble de ces accords. Comme l'a déjà dit, il y a des points en commun. Sono numerosi e quindi ci sembrava imprescindibile nell'ottica dello sviluppo delle relazioni con l'Italia venire innanzitutto a Napoli. Donc je laisse à mes collègues tout à l'heure rentrer un petit peu plus dans le détail de cet accord où il y a cinq thématiques, comme je le disais à la Marie tout à l'heure, avec une attention toute particulière pour la jeunesse. Nascerà poi nel corrente nel dettaglio, ma ci sono dei punti, diciamo, di spicco, che come ho detto prima alla RAI portiamo un'attenzione molto particolare al tema della gioventù. Pourquoi la jeunesse? Per plusieurs raisons. La première, c'est que je pense qu'on s'est parlé en Italie, tout ce que nous entreprenons, tout est toujours trop long. Et donc, ce que nous réalisons aujourd'hui, ce sera pour eux demain. Et nous avons un territoire qui a une jeunesse nombreuse. Et donc, notre souhait, c'est de pouvoir laisser à notre jeunesse un territoire encore plus beau que ce que nous avons donné. Il y a un territoire avec une gioventù numerosa et il nostro auspicio come consiglieri è di lasciare questa gioventù un territorio migliore di quello che abbiamo. Nous sommes intimement persuadés que c'est en mutualisant nos forces que nous renforcerons en plus le territoire. En tout cas, je souhaite du fond du cœur que cet accord entre la région de Naples et la région des Bouches-du-Rhône puisse perdurer le plus longtemps possible. Sono convinta, fermamente convinta, che mutualizzando le nostre forze avremo dei territori più forti. E spero veramente che questo accordo tra i nostri due territori duri
riuscirà il mio possibile. Vive l'Italia, vive la pace! Les liens entre nos pays, entre nos territoires locaux et l'Europe,
Seul la discours, je vous dis par les actions concrètes. Il Dipartimento delle Bouches du Monde, insiste, oggi più che mai, a tenere con l'Italia la dinamica di fiducia, permettendo ai nostri paesi di essere forti e nostri. Legando ai nostri paesi, ai nostri territori in Italia e in Europa, si traducono oggi attraverso delle azioni concrete. Cela passe par des élèves de la ville de Gênes et de notre département qui sont réunis pour travailler ensemble sur les questions de mémoire européenne et de lutte contre les fake news. Questo passa attraverso le scuole della città di Genova, il nostro dipartimento, riuniti per un lavoro comune attorno alla questione della memoria europea e della lotta. Nous organisons chaque année une fête de l'Europe où sont mises en avant les questions de citoyenneté européenne. Nous assistons aux jeunes les plus éloignés de l'emploi dans leur mobilité européenne à leur permettre de se former. Et nos élèves se rendent également à Strasbourg afin de mieux découvrir les institutions européennes. E assistiamo ai nostri giovani più lontani dall'impiego della loro mobilità per poter permettere loro di formarsi. Ogni anno, inoltre, i nostri studenti si recano a Strasburgo per scoprire le istituzioni europee. Ensemble, menons une véritable politique en direction de la jeunesse, déjà éprouvée par la crise sanitaire, et pour une partie d'entre elles, nourrie par un sentiment de défiance envers les politiques. E in Europa che potete trovare. Insieme introduciamo una vera e propria politica volta verso la gioventù, già molto provata dalla crisi sanitaria, e una parte di essa nutrita da un sentimento di sfiducia verso i politici e un'Europa che conosce troppo poco. Passiamo d'accordo su una generazione che favorisce i principi di libertà, di valore, de possibilités et de solidarité. Enfin, par cet accord, participons et engageons-nous à entendre la voix des générations futures pour éclairer sur les décisions que nous prendrons pour leur avenir. Attraverso questo accordo sosteniamo una generazione che favorirà i principi di libertà, di valore, di possibilità e di solidarietà. Infine, attraverso questo accordo, partecipiamo e impegniamoci sentire la voce delle generazioni future, illuminarci sulle decisioni che noi prenderemo per il loro avvenire. Unis par une histoire partagée, vous le rappeliez les deux tout à l'heure, les liens culturels uniques et une communauté de destin au sein de l'Union européenne, nous saurons démontrer combien les convergences entre la France et l'Italie constituent un pilier pour l'avenir de notre territoire. Uniti, come avevo prima, da una storia condivisa, e una comunanza di destino in seno all'Unione Europea, noi sapremo dimostrare quanto le convergenze tra la Francia e l'Italia costituiscono un pilastro per l'avvenire dei nostri territori. Il s'agit du domaine des arts, de la culture, de notre jeunesse commune, comme je viens de l'évoquer, par des échanges de bonnes pratiques et de savoir-faire et l'appel en commun au fonds européen. Delle arti, della cultura, della gioventù, come ho appena detto, attraverso gli scambi di proprietà di confusa e dichiarato progetto comune tra i fondi europei. Je suis certaine che verrà di questa giornata per dei progetti concreti e di qualità per nos concitoyens. Je suis profondément convaincue che la coopération territoriale doit trouver toute sa place dans le dialogue franco-italien. Nous devons avec cet accord à favoriser la connaissance réciproque pour bâtir une relation de profonde conscience. Merci. Prendo la parola. Giuseppe Sondese, consigliere metropolitano, consigliere del comune di San Marzio, legato ai fondi comunitari e nazionali per le politiche di coesione. Buonasera a tutti. Benvenuti, saluto con cordialità il console generale di Francia a Napoli, Lise Bourmariat,
al presidente del Dipartimento delle Bocche di Rodano, Martin Bassal, e a tutta la comunità del Dipartimento presente qui oggi a Napoli. La legge numero 56/2014 che ha riordinato il sistema dell'autonomia in Italia, dando impulso alle città metropolitane, intese non come aggregazioni di singoli comuni, ma come un unico ente, in grado di guidare lo sviluppo di tutto il territorio. Il primo prevede di essere perfetto. Prevede che esse avesse attribuito, tra le altre, la funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Allora, comunque, tu sapevi che personne che si presenta, sapevi di mandare la Presidente, i conseillers départementaux, Madame de Ponsu. La loi 56/2014 qui a réorganisé le système des autonomies en Italie, alors qu'on a une impulsion au niveau métropolitaine, entendu non plus comme des agrégations de simples communes, mais comme un seul, unique organisme en mesure de développement de tout le territoire, prévoit qu'on attribue aux villes sociétaires, entre autres, la fonction fondamentale de promotion de l'orientation. Développement économique et social, en assurant également le soutien et le support aux activités économiques et de recherche innovatives dans le plan stratégique du territoire. Assicurando anche sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca, innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio. Notre statut attribue à la ville métropolitaine. Notre statut attribue à la ville métropolitaine en tant que stratégie. Notre statut attribue à la città métropolitana quale area strategica per il mezzogiorno e per l'intera Italia il perseguimento dell'obiettivo di una rinnovata crescita economica e civile. Con il concorso attivo dei suoi cittadini e dei comuni del comune. Notre statut attribue à la ville métropolitaine en tant que stratégie pour le pays et pour l'Italie l'accomplissement de l'objectif de croissance économique et civile renouvelée avec le concours actif de ses citoyens et des communes qui la composent. All'articolo 11 stabilisce anche se le città metropolitane concorre al processo di integrazione europea e assume le sue determinazioni, tenendo conto delle linee a fondamento dei finanziamenti europei, mettendo in atto ogni misura utile al processo di riordino istituzionale, connesso alla programmazione europea, configurandosi quale organismo intermedio. L'articolo 11 établit également que la ville métropolitaine concourt au procès d'intégration européenne et assume ses déterminations compte tenu des lignes directrices qui fondent les financements européens en mettant en acte toute mesure utile au procès de réorganisation institutionnelle reliée à la programmation européenne en se configurant tel que organisme intermédiaire. Al comma terzo poi prevede che il nostro ente collabori con le altre aree metropolitane europee promuovendo forme di coordinamento tra le città e le aree metropolitane, a tal fine generando rapporti con singole città e comunità metropolitane, anche tramite opportuni rilanci e lo sviluppo di attività e iniziative di comune interesse. À la linéa 3, il prévoit ensuite que notre organisme collabore avec les autres aires métropolitaines en promouvant des formes de coordination entre les villes et les aires métropolitaines et promouvant à ce fin les rapports avec les villes et les communautés métropolitaines, même à travers d'opportuns jumelages pour le développement d'activités
e d'iniziative di commun intérêt. In attuazione delle funzioni con misura delineate, la città metropolitana ha scelto di promuovere una collaborazione istituzionale duratura con il Dipartimento francese di Bocca del Rotano. Da cosa nasce questo impegno e perché la scelta di vicinanza alla vostra comunità? Per mettere in œuvre le funzioni ci-dessus indicate, la ville métropolitaine a choisi di promuovere una collaborazione istituzionale di longue durée avec le département français de Bouches-du-Rhône. De quoi naît cet engagement? Et pourquoi ce choix de proximité avec votre communauté? La nostra volontà di collaborazione nasce dalla similitudine sotto il profilo culturale e territoriale tra le due aree, quella di Marsiglia e quella di Napoli, entrambe affacciate sul Mediterraneo, spazio di scambi e relazioni tra le civiltà che lo popolano e luogo di sviluppo e di affermazione di valori e identità culturali specifiche di fronte a una crescita globale tendenzialmente disequilibrata e altamente concorrenziale. Notre volonté de collaboration naît de la similitude sous le profil culturel et territorial entre les deux aires, celle de Marseille et celle de Naples, toutes deux donnant sur la Méditerranée, espace d'échange, de relations entre les civilisations et les peuples, et lieu de développement et d'affirmation des valeurs et des identités culturelles spécifiques face à une croissance globale, souvent déséquilibrante et hautement concurrentielle. Diamo quindi il benvenuto a voi e salutiamo con gioia questo partenariato che non nasce oggi, ma che oggi si consolida con un documento costituente e la certezza che tale collaborazione si fonderà sull'uguaglianza e porterà vantaggi reciproci nel rispetto delle relative legislazioni nazionali, delineando al meglio le potenzialità dei rispettivi territori che potranno, grazie al programma di iniziative congiunte, previste dell'accordo che oggi stipuliamo, vedere ulteriore e più duraturo sviluppo nei settori della cultura, del turismo, dell'economia, dell'ambiente e dell'interscambio tra le nostre giovani generazioni. Nous demandons la bienvenue e nous saluons avec toi ce partenariat qui ne l'est pas aujourd'hui, mais qui aujourd'hui se consolide avec un document constitutif. Dans la certitude de cette collaboration, se fondera sur l'égalité. Qu'elle produira des avantages réciproques dans le respect des relatives législations nationales, en déclinant au mieux le potentiel des territoires qui pourront, grâce à cet accord, à ce programme d'initiative conjoint prévu dans l'accord que nous avons aujourd'hui, voir un ultérieur développement dans les secteurs de la culture, de l'éducation, de l'environnement et de consapevoli anche come Consiglio Metropolitano della necessità di affermare i valori e l'identità della cultura mediterranea nel processo di integrazione europea e di fronte alle tendenze di un contesto mondiale incerto e altamente concorrenziale, abbiamo voluto con forza l'intesa tra Marsiglia e Napoli, perché essa fortificherà, e di questo siamo certi, il ruolo di queste due aree metropolitane nello scacchiere di riferimento, conferendo loro maggiore energia e maggiore determinazione nelle dinamiche di sviluppo sociale ed economico. Conscient même comme conseil métropolitain de la nécessité d'affirmer les valeurs et l'identité de la culture méditerranéenne dans le processus d'intégration européenne et face aux tendances d'un contexte mondial incertain et hautement concurrentiel, nous avons fermement voulu l'entente entre Marseille et Naples parce qu'elle renforcera, et de ce nous sommes certains, le rôle de ces deux aires métropolitaines dans l'échiquier
vicepresidente del Dipartimento delle Bocche del Rodano, che deriva all'agenda 2030, risoluzioni basate sulla natura e ai grandi rischi. Signor Presidente, chers collègues, la politique du cours de l'année. Je suis ravi d'être présent ici pour parler des questions de nature, notamment les solutions qui sont fondées sur cette île, ainsi que la biodiversité qui peut se développer. Les départements en France ont une vraie mission sur ces compétences. Signor Sindaco, Presidente, cari colleghi che siete qui oggi, sono veramente lieto di essere qui per parlare della natura e delle soluzioni che proponiamo, perché i dipartimenti in Francia hanno un vero ruolo, una mission per la preservazione della biodiversità. Ainsi, sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence et sur le département des Bouches-du-Rhône, 18 000 hectares sont en espace naturel sensible, gérés par le département des Bouches-du-Rhône. Quindi sul territorio della metropoli di Aix-Marsiglia e sul territorio del dipartimento ci sono 18.000 ettari di zone sensibili naturali che sono gestite direttamente dal dipartimento. En lien avec un organisme d'État qui s'appelle le Conservatoire du Littoral, qui gère 31 000 hectares, ce sont plus de 50% des espaces du département qui sont dans l'espace naturel sensible. Questo lavoro facciamo con un organismo nazionale che si chiama Conservatorio del Litorale, che gestisce 31.000 ettari del territorio, diciamo che il 50% sono queste zone sensibili sono gestite dal Dipartimento. Nous développons ainsi des politiques de conservation de la nature, de développement de la biodiversité, que nous sommes ravis de partager avec vous et de développer avec vos connaissances sur votre territoire, qui est tellement semblable au nôtre, sur la partie terrestre, bien sûr, mais aussi maritime. Quindi conduciamo delle politiche di conservazione della natura e di salvaguardia della biodiversità che saremmo molto lieti di scambiare con voi, di conoscere le vostre, perché i nostri due territori sono così simili per tutto il mondo della terra ma anche del mare. Sur la partie terre, nous avons tellement de diversité de territoire, des zones humides, des zones d'arbres, proches d'arbres, des zones plus arides comme la Croix, du côté de l'étang de mer, qui est aussi une lagune ouverte sur la mer, mais aussi des collines, mais aussi des forêts, et puis des zones qui sont, j'allais dire, à la limite de la mer et de la terre, qui sont évidemment les falaises et les plages que nous avons. Et donc nous avons une vraie diversité, une vraie connaissance de beaucoup de milieux. Dans beaucoup de domaines, ça va de la recherche archéologique avec, par exemple, la découverte de dinosaures sur le massif de Saint-Cloud, mais aussi des espèces particulières en termes d'insectes, en termes de chauves-souris, en termes de plantes particulières à la Méditerranée, que nous avons la mission de protéger, de conserver, et aussi de faire connaître au public, à la fois par l'information, mais aussi par la transmission de la connaissance scientifique, et particulièrement, au jeune public qui a toute l'habitude d'apprendre, évidemment, au cours de sa formation, ces informations-là, mais aussi de venir les constater sur nos territoires avec l'ensemble de nos agents qui sont tout à fait disponibles pour travailler sur ces sujets. Il nostro territorio racchiude una grande diversità. Abbiamo zone umide, zone aride, abbiamo il tondo vert, una zona paludosa, colline, foreste, e poi più vicino al mare abbiamo le spiagge, abbiamo le falesi. Quindi noi dobbiamo proteggere molti ambienti diversi. Questo
ci ha fatto sviluppare molte conoscenze che vorremmo condividere con voi, le conoscenze di diversi tempi. E soprattutto sul nostro territorio, potrei dire che per esempio abbiamo trovato delle specie particolari, di piante, delle uova, dei dinosauri, e noi abbiamo solo di sottese. La missione di proteggere l'università, ma anche di farla conoscere al pubblico, abbiamo detto soprattutto al giovane pubblico, questo diventa anche la missione di cultura, quello che abbiamo anche sul territorio degli agenti, che anche la missione di trasmettere la cultura alle giovani generazioni. Ainsi, nous proposons de pouvoir travailler sur quelques domaines particulièrement. Nous avons échangé sur les outils, les propositions que nous avons les uns et les autres sur le territoire et les bonnes gestions des espaces naturels qui sont des solutions fondées sur la nature pour réduire les impacts du changement et du dérèglement climatique, mais aussi permettre, j'aime dire, un rafraîchissement des températures sur nos territoires, certes de façon locale, mais de façon extrêmement efficace. Et puis deuxièmement, travailler également sur un accompagnement de nos partenaires, une coopération sur les listes vertes et échanger sur nos capacités à favoriser les labellisations que nous pourrions obtenir. Quindi vorrei scambiare con voi su questi strumenti di protezione e di buona gestione degli spazi naturali per ridurre l'impatto del cambiamento climatico, ma anche scambiare con voi su delle soluzioni di accompagnamento dei nostri partner sempre nell'ambito di gestione della natura. Nous avons également un super agenda, Marseille Métropole, qui va de la Ciotat jusqu'à Orsay-Mouille-du-Rhône. Et nous avons évidemment à la fois ce même émerveillement du paysage de la baie, de nos baies, mais aussi cette volonté de pouvoir l'exploiter durablement avec un tourisme, avec une activité économique, avec des grands ports qui font aussi la richesse de nos territoires et qui, bien sûr, permettent l'attractivité économie et touristique de notre territoire. Et nous avons la responsabilité que ces économies, ces activités industrielles soient aussi respectueuses de l'environnement. Alors, celle étant la métropole et sur le département, nous avons travaillé à l'élaboration d'un document qui s'appelle le contrat d'air, qui rassemble l'ensemble des acteurs, à la fois ceux qui sont tournés vers les espaces naturels, ceux qui sont tournés sur le tourisme, ceux qui sont tournés sur le transport maritime, d'autres sur l'économie, pour que finalement chacun partage les mêmes objectifs et puisse mettre en œuvre un ensemble de solutions qui soient durablement viables pour tous. Nous sommes accompagnés par plusieurs organismes d'État, notamment l'Agence de l'eau dans ce domaine-là, et c'est un document qui fait référence et qui permet d'avoir des objectifs communs et des solutions communes aussi que nous proposons d'apporter. Ces solutions-là dans la cour de coopération avec l'État. Siamo tutti e due, abbiamo tutti e due politiche varie e condividiamo la meraviglia di ogni giorno trovarsi davanti a questo paesaggio, ma abbiamo inoltre la diciamo. Responsabilità che questo paesaggio sia sviluppato in modo sostenibile, perché certo il turismo e il porto costituiscono due grandissime ricchezze per il nostro territorio, ma appunto abbiamo la responsabilità di far sì che queste due economie vengano anche gestite in modo rispettoso per l'ambiente. E per questo abbiamo stipulato questo contratto che si chiama il contratto di Baia, in cui abbiamo diciamo, chiamato tutti gli attori, turismo, porto, cittadini, gli attori.
attori per la protezione della natura, per condividere gli stessi obiettivi e trovare delle soluzioni. Siamo in questo anche accompagnati dalle organizzazioni dello Stato, dell'Agenzia dell'Acqua, e cerchiamo tutti insieme di trovare delle soluzioni. Enfin, je voudrais vous dire que nous avons trouvé aussi une expérience particulière qui est portée dans le département, par la métropole, par les communes, par la région, et qui est le parc national des Grands, dont je suis le président, et qui est un parc national métropolitain au cœur de l'agglomération, au cœur de la ville, et qui est protégeant la nature, le développement et la biodiversité, doit prendre en considération la gestion de les visiteurs qui viennent sur ce site. Ce sont 3 millions de visiteurs qui viennent par an sur le terrain. Nous assistons de plus en plus à une surfréquentation. Poi vi vorrei parlare anche di questo magnifico parco che c'è a Marsiglia, il Parco Nazionale dei Calombi, di cui sono presidente. Si tratta di un meraviglioso parco urbano, però siamo confrontati al problema del sovraffollamento estivo di questo parco. Accogliamo ogni anno 3 milioni di visitatori su questo parco e questo ovviamente crea delle questioni. Il cuore della mia parte nazionale è proteggere la natura e la biodiversità, e la seconda missione è assicurare l'accueil du pubblico con l'informazione, la sensibilizzazione, mais aussi la transmission de la connaissance. Et donc, nous avons développé divers outils au sein du parc national avec les collectivités qui permettent cette transmission de la connaissance. C'est bien sûr les aires marines éducatives, les aires terrestres éducatives qui se font avec des écoles, avec des collèges, avec des lycées. Ce sont aussi la participation des réseaux de maintenance sur la préservation et la transmission de la connaissance sur les aires marines. Qui permet aussi d'avoir cette transmission de la connaissance. Enfin, nous avons développé un outil de gestion, des outils de gestion de la surfréquentation qui permettent d'accueillir toujours rapidement et librement le public, mais avec des assemblées solides qui permettent de préserver le territoire et qui permettent aussi de lutter contre, j'allais dire, la disparition d'un certain nombre de micro-sites qui sont extrêmement riches du fait d'une surpopulation, d'une surpitalisation. Donc nous apportons aussi, si c'est favorable, cette expérience sur la gestion de la surfréquentation des espaces naturels et finalement, quelle est la richesse qu'on peut faire partager à ceux qui nous visitent. Et vous serez les bienvenus, si vous êtes de ces visiteurs, partout sur notre territoire que vous souhaitez. Ma la seconda missione è anche quella di accogliere un pubblico, e accogliere un pubblico vuol dire anche trasmettere conoscenza. Quindi diciamo che ci sono delle attività con le scuole, con la gioventù per la trasmissione della conoscenza sulle aree marine. Poi siamo molto attivi anche all'interno della rete europea MedFan, sempre per la trasmissione delle conoscenze. E poi, rispetto al problema del sovraffollamento, abbiamo anche implementato delle soluzioni per gestire questo sovraffollamento e lottare per la cultura scomparsa di questo microsito. Allora, attraverso questo accordo, noi vorremmo anche condividere con voi le nostre soluzioni sul sovraffollamento del litorale e conoscere le vostre. Prende la parola Giuseppe Cirillo, vice sindaco della città metropolitana di Napoli, sindaco del comune di Cattivo, delegato al coordinamento e ai rapporti con il consiglio. Saluto il console generale di Francia di Napoli, Istituto Malavea, il presidente delle Repubbliche di Rodano, Martino Massato,
e tutta la comunità del Dipartimento che è presente oggi. Oggi è un bel giorno per tutti i cittadini metropolitani di Napoli e di Marsiglia. Si genera infatti un'intesa tra due realtà, due territori, due comunità che hanno radici comuni che nascono nel Mediterraneo e che in esso hanno fatto la vita per il proprio sviluppo sociale ed economico. Je salue le consul général de France à Naples, le président du département de la Couronne, Madame Vassal, et tous les collègues qui aujourd'hui sont ici présents. Aujourd'hui, c'est un beau jour pour les citoyens métropolitains de Marseille et de Naples. Nous allons ratifier une entente entre nos deux réalités, nos deux territoires, nos deux communautés qui ont des racines communes qui naissent dans la Méditerranée et qui en elles ont tiré la lymphe pour leur développement social et économique. Comune è la matrice fondativa che può essere identificata nella comunità greca di Focea, la città della Ionia, sorta sul Mar Egeo. Mare dominato la presenza di due porti naturali che impedissero lo sviluppo della flotta navale e il commercio marino. La Fondazione ha una matrice comune che può essere identificata nella comunità greca di Focea, la, la ville di Mielle surgit sur la mer Égée, qui dominait avec la présence de deux ports qui ont permis le développement d'une flotte navale et d'un commerce marin. Accomunati nella propria identità, nel corso dei secoli, i popoli marsigliesi napoletani si sono mescolati, tanto che verso la fine dell'Ottocento, nella città francese, si è formata la comunità della piccola Napoli, la Petite Napoli. Napoletani marsigliesi che hanno vissuto negli anni vicissimi diversi, alcune molto significative, come quelle risalenti al gennaio del 1943, quando, nel corso della seconda guerra mondiale, i nazisti prelevarono oltre 20.000 persone nella zona nord del Porto Vecchio della città provenzale. Di quei 20.000, la metà erano cittadini di origine antonomica. Ancora oggi, in diversi comunitari della comunità di Marsiglia, si parla la lingua napoletana. Napoli e Marsiglia sono dunque legati da secoli di storia e da comuni caratteri geografici. Marsiglia può essere considerata la cemento francese di Napoli e viceversa. Unis dans leur identité au cours des siècles, les peuples marseillais et napolitains se sont mélangés, si bien que vers la fin du 19e siècle, dans la ville française, s'est affirmée une petite communauté qui s'appelait la Petite Naples. Napolitains et Marseillais qui ont vécu dans les cours des années des vicissitudes différentes, de diverses vicissitudes, certaines très significatives, comme celle remontant à janvier 1943, quand au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis prélevèrent plus de 20.000 personnes dans la zone nord de la ville provençale. De ces 20.000 personnes, la moitié étaient des citoyens d'origine. Encore aujourd'hui, dans les différents lieux de l'ère de la capitale métropolitaine de Marseille, on parle encore de Naples et Marseille sont donc liés par des siècles d'histoire et de communs caractères géographiques. Marseille peut être considérée comme une jumelle de Naples et vice-versa. Due città che presentano molte problematiche comuni, ma che hanno in comune anche uno straordinario potenziale in termini di capitale umano, di patrimonio paesaggistico, storico, archeologico, ambientale e di attività turistica e economica. Ed è proprio per sviluppare questo potenziale che oggi si consolida anche dal punto di vista formale questo rapporto di collaborazione che ha assunto un valore strategico nell'ottica del posizionamento delle due realtà dello scalcio del Mediterraneo, due città metropolitane grazie all'unità di intenti e innate all'accordo che si è sottoscritto oggi, si propongono con determinazione per l'assunzione di un ruolo guida
nei processi di eliminazione e la transizione economica e sociale, con occhio all'Europa, ma non solo. Et c'est justement pour développer ce potentiel qu'aujourd'hui on consolide, même d'un point de vue formel, ce rapport de collaboration qui assume ainsi une valeur stratégique dans l'optique du positionnement des deux réalités dans l'échiquier de la Méditerranée. Deux villes métropolitaines qui, grâce à l'unité d'intention déclinée dans l'accord de l'Union se propose avec détermination de s'engager pour avoir un rôle guide dans les processus de détermination de la transition économique et sociale, avec un œil tourné vers l'Europe, mais pas seulement. Questa convenzione ha infatti come scopo quello di creare un contesto favorevole allo sviluppo di azioni di cooperazione decentralizzata tra la città metropolitana di Napoli e il Dipartimento dei Bocchi del Rotano. Nell'ambito della cultura, del turismo, dell'economia, dell'ambiente e dei rapporti tra giovani generazioni. Sulla base di essa, come città europea di Napoli, ci impegniamo pertanto a stabilire relazioni durature, fondate sulla nozione di comune e reciproco interesse e la consapevolezza della necessità di rafforzare la cooperazione e gli scambi tra le collettività territoriali del Sud Europa, che condividono una storia comune e tematiche territoriali. Cette convention a en effet comme objectif celui de créer un contexte favorable au développement d'actions de coopération décentralisée entre la ville métropolitaine de Naples et le département des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de la culture, du tourisme, de l'économie et de l'environnement et des relations entre les générations. Sur la base de celle-ci, comme ville métropolitaine de Naples, nous nous engageons à établir des relations durables fondées sur la notion d'intérêt commun et réciproque, dans la conscience de la nécessité de renforcer la coopération et les échanges entre les collectivités territoriales du sud de l'Europe, que nous partageons une histoire commune et des thématiques territoriales similaires. Forse, d'après le jeu. Va bene. Okay. Consolidiamo quindi ad oggi relazioni privilegiate di cooperazione negli ambiti enunciati nell'accordo quadro, ma non solo. Ci adopereremo per promuovere l'accordo verso gli operatori statali, parastatali, privati e appartenenti alla società civile al fine di essere efficaci. Consentendo a questi soggetti di prendere concretamente parte a questa forma di cooperazione. Un accordo tra l'altro che trova il proprio impulso anche nella rinnovata dimensione italo-francese come cooperazione rafforzata all'interno dell'Unione Europea, sottolineata innanzitutto da due incontri bilaterali tra il Presidente Mattarella e il Presidente Macron in Francia nel maggio 2019 e proprio qui a Napoli nel febbraio 2020. Italo-française renouvelée comme coopération renforcée à l'intérieur de l'Union européenne, soulignée à partir par le rencontre bilatérale entre le président Mattarella et M. Macron en France d'abord et ici à Naples en février 2020. Et la considération est quindi che la promozione della cooperazione degli ambiti individuali costituisce lo strumento idoneo a realizzare un modello di sviluppo sostenibile nell'area geopoliticamente atlantica, che passa inevitabilmente dalla salvaguardia dei valori territoriali e culturali, storicamente consolidati nelle società locali, oltre che dalla promozione del riconoscimento reciproco delle energie sociali, culturali e tecniche. Diamo il benvenuto a tutti voi, a guardare le nostre comunità di proseguire efficacemente lungo la via strategica del consolidamento del partenariato per una continua crescita comune. En considérant donc la promotion de la coopération dans les domaines identifiés constitue l'instrument idoine pour réaliser un modèle de développement durable de l'ère géopolitique méditerranéenne qui passe inévitablement par la sauvegarde des valeurs territoriales, culturelles,
certainement son idée dans les sociétés locales et par la promotion et par la reconnaissance réciproque des équipes sociales et publiques, nous donnons à tous la bienvenue en souhaitant à une communauté de poursuivre avec efficacité leur chemin dans la consolidation du partenariat pour une croissance commune continue. Grazie.